Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con Cristina Gaiottino della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Castellamonte. Benvenuta Cristina. Grazie, ciao, benvenuti. Allora, Comitato Locale Croce Rossa Italiana di Castellamonte, tanti volontari. Come avete vissuto questi 2 mesi di emergenza e come la state ancora vivendo? Dunque, sono stati 2 mesi impegnativi, molto impegnativi. C'è stata una buonissima risposta da parte di tutti i nostri volontari, di tutti i dipendenti che ringraziamo. Si sono adoperati, sono stati disponibili a effettuare turni e servizi, anche più turni nella stessa giornata. È stato ed è un periodo dove la tensione è alta e non bisogna ancora abbassare la guardia perché questo periodo non è finita. Anzi, è proprio in questo momento che dobbiamo continuare ad essere attenti per evitare che questa epidemia riparta più forte di prima. Certo. Abbiamo gestito i servizi normali, quelli di emergenza che abbiamo in convenzione con il sistema 118, e a questi abbiamo affiancato le rianimazioni apposta per i servizi corona, quindi abbiamo attrezzato un mezzo che facesse solamente questo tipo di rianimazioni e un'autovettura dedicata anche questa solo al trasporto dei pazienti affetti da coronavirus per le dimissioni oppure per eseguire i tamponi di controllo che stanno avvenendo in questi giorni. Avete avuto anche voi delle problematiche sicuramente per quanto riguarda l'approvvigionamento dei DPI? Sì, l'approvvigionamento dei DPI è stata la parte forse più difficile perché quando è scoppiata l'emergenza sono, tra virgolette, spariti i DPI ed è stato difficile, molto difficile trovarli. Dobbiamo ringraziare tutti i castellamontesi perché si sono adoperati con donazioni in modo che potessimo reperirli. Tutte le associazioni di Castellamonte, in particolare ringrazio Giacomo Spiller che ha capitanato, tra virgolette, questa raccolta fondi tra tutte le associazioni di Castellamonte, il comune e poi veramente un sacco di persone che si sono sentite toccate da questa cosa e hanno cercato in qualche modo di aiutarci a reperire i DPI. L'ultima consegna è stata fatta da Ginevra. Quindi con tutto il problema dello sdoganamento, ma grazie a tutti siamo riusciti ad avere sempre tutto il materiale per far fare sia ai dipendenti che ai volontari servizi in assoluta sicurezza. Questa emergenza non è finita e stiamo continuando a Certo. lavorare per avere sempre tutto, perché come comitato abbiamo deciso di trattare tutti i pazienti come dei sospetti Covid. Perché sappiamo benissimo che tanti sono asintomatici, quindi è difficile avere la certezza che non siano delle possibili fonti di contagio, quindi tutti i servizi vengono fatti con tutti i DPI. Certo. E lo stato d'animo dei volontari, soprattutto di quelli più giovani? Allora, ti dirò che abbiamo avuto uno stop forse dalle persone un pochino più anziane per i motivi di salute, perché sapendo che è un virus che comunque ha maggiori complicanze nelle persone anziane, le persone anziane hanno avuto un momento di stallo che si è trasformato subito in altre attività, dalla gestione del centralino piuttosto che alla consegna alimentare. I giovani hanno risposto bene. Benissimo, sono a casa da scuola, sono qua tanti a casa da lavoro e quindi si sono adoperati a fare tantissimi servizi sempre. Cercano di sdrammatizzare, li vediamo con le canzoncine piuttosto che i video, piuttosto che scherzare sul servizio, anche se logicamente lo stato d'animo è provato, ecco, ogni servizio non è più un servizio come prima che si usciva, si rideva e si scherzava, ogni volta c'è tanta tensione e tanta paura perché tutti a casa hanno una famiglia e tutti hanno paura di poter portare a casa qualcosa. Certo, e sono tantissime appunto le attività che avete messo in campo a sostegno della popolazione, dalla consegna dei beni alimentari ai medicinali e
e che Sì, continua. esatto. Oltre a fare i servizi classici, ambulanza piuttosto che servizi in convenzione con l'ASL, c'è tutta una parte di servizi rivolti alla popolazione. Seguiamo 32 famiglie del territorio, facciamo la consegna sia la consegna farmaci che la consegna alimentare. La consegna farmaci 3 volte la settimana e la consegna alimentare 2 volte a settimana. La consegna alimentare, grazie al comune che ha dato un contributo per l'acquisto dei generi di prima necessità da portare a queste famiglie, viene svolta sia dai nostri volontari che dai ragazzi, dai signori, volontari temporanei. La Croce Rossa ha aperto questa iniziativa proprio per far fronte all'emergenza del volontario temporaneo. Quindi persone che si sono messe a disposizione in questo periodo hanno fatto un breve corso online e sono diventati volontari temporanei della Croce Rossa e possono fare tutta una serie di attività legate proprio al sociale. Quindi vanno con i nostri volontari a fare le consegne, vanno a fare supporto psicologico e compagnia, tra virgolette, alle persone più anziane. La domenica abbiamo delle persone che vanno a parlare e a far compagnia agli anziani che sono da soli, e poi fanno delle attività di centralino durante la settimana. Comunque non pensavamo di ottenere una grande risposta, invece in 2 mesi di emergenza abbiamo 45 nuovi volontari temporanei. Però davvero una bella risposta, segno di una solidarietà forte. Sì, assolutamente sì. C'è stata una grandissima risposta. Tutti chiamano e dicono: io sono a casa e non so come posso essere utile. Se posso essere utile, vengo volentieri. Logicamente non si può pensare di servizi in ambulanza, ma c'è tutta questa parte sociale che in questo momento è fondamentale e sarà quella più lunga poi, perché anche col diminuire dei casi, come sta avvenendo in questi giorni, la parte della solitudine, la parte del distanziamento sociale è quella che andrà a pesare di più. Sicuramente, anche perché non è terminata l'emergenza, ma stiamo ancora convivendo con il virus. Assolutamente, questo è quello che abbiamo detto fin dall'inizio con tutti gli slogan: voi che potete rimanete a casa. Se abbiamo creato un nuovo sito internet dove si possono trovare la situazione dei contagi giornalieri, l'utilizzo e le istruzioni di tutti i tipi di DPI per la popolazione, e lì continuiamo a mettere sul sito, sulle nostre pagine Instagram, Facebook, dicendo di rimanere a casa, che noi non lo facciamo, ma gli altri devono rimanere a casa, devono fare attenzione. La mascherina va indossata, vanno mantenute le distanze, l'emergenza non è assolutamente finita. Sì, c'è un po' di timore adesso per questa apertura della fase 2, c'è paura che non sia proprio così chiaro perché effettivamente la gente, ho visto io stessa già stamattina, che è aumentata la gente in giro. Sì, stamattina noi siamo qua di turno e c'è un traffico che è, non dico normale, delle mattinate di lavoro classiche, ma comunque è aumentato a livello esponenziale. Quindi sì, dobbiamo continuare a tenere alta assolutamente l'attenzione e non mollare proprio adesso, perché altrimenti tutti i sacrifici che abbiamo fatto tutti in questi 2 mesi, sono vani. Certo, sicuramente. Siamo in chiusura, qualche episodio oppure qualche altra attività di cui vuoi parlare o un appello, quello che Guarda, vuoi. abbiamo fatto anche un'iniziativa per i bambini. Prima è partita solo come il nostro comitato, poi si sono uniti anche tanti altri comitati da Ponta, Alie, Rivarolo. Abbiamo creato un'area dove i bambini, sul sito internet, dove i bambini possono mandare i loro disegni di come vivono questa emergenza, di come vedono questa emergenza. E anche qui c'è stata una risposta altissima. Speriamo che appena sarà possibile di poter fare insieme a loro una festa in modo da esporre i loro disegni e creare un momento di aggregazione che manca anche ai bambini, forse a quelli che manca di più, una vita, tra virgolette, normale, quella che non abbiamo. E poi un'altra cosa che ti vorrei dire, che ai nostri volontari fa male,
C'è stata anche una campagna a livello nazionale della Croce Rossa, io non sono un bersaglio, perché è vero che siamo stati come medici, infermieri, osannati, ringraziati per quello che facciamo, ma ci sono... Magda? No, no. No, no? Ti Sì, pensavo di averti perso, non ti vai sentivo. tranquilla, no, no, ci Ci sono. sono tantissime situazioni in cui se i nostri volontari, e ce l'hanno raccontato in tanti, vanno a fare la spesa piuttosto che dal panettiere a comprare il pane, le persone escono e quindi dicono: io non, cioè non vogliamo portare il contagio a nessuno. Però vista da chi lo fa e da chi vive veramente questa situazione in prima linea, è brutto, è sentirsi messo da parte, ecco, è sentirsi additato come un possibile untore. Sicuramente non un buon modo per ringraziare il lavoro che fate, senza No, dubbio. diciamo che la maggior parte non è così, eh. Ti dirò che qua tutti i giorni arrivano ancora adesso brioche, cioccolatini, torte, qualsiasi cosa portata dai commercianti, portata dagli abitanti per dire grazie. Però poi avvengono questi episodi che fanno comunque male dopo magari 8-12 ore di turno dove tu hai fatto due o tre casi così. Con un forte stress, un forte carico emotivo, ti trovi a sentirti anche messo da parte perché sei andato a fare la spesa o a comprare il pane in divisa, è brutto. Diamo ancora in chiusura qualche informazione utile per chi avesse bisogno, quindi di medicinali piuttosto che di alimenti o di un sostegno psicologico? Sì, può chiamare tutte le Croce Rosse a livello locale, lo stanno facendo. Quindi a seconda di dove uno vive può chiamare direttamente l'associazione di riferimento e mettersi d'accordo con i responsabili delle aree in modo da avere sia la consegna dei farmaci sia la consegna delle buste alimentari oppure semplicemente per un supporto psicologico. Perfetto, grazie mille Cristina, a Grazie mille a te voi. e a tutti i volontari del comitato, grazie per quello che avete fatto e che state facendo e che continuerete a fare per tutti noi. Continuate Grazie, grazie mille. a seguire Obiettivo News, buon proseguimento di giornata.